Oggi è arrivata una vittoria, non lo so, incredibile, poi magari trovi un aggettivo tu. Siete stati avanti voi all'inizio, poi vi siete fatti recuperare, poi ancora voi, poi c'è stata la controrimonta da parte della resurrezione, poi ci avete creduto fino alla fine, non lo so, descrivila tu. Allora, è stata secondo me una partita rocambolesca perché da tutte e due le parti le difese hanno fatto un po' acqua. Noi il nostro problema quest'anno è che prendiamo tanti gol su stupidate nostre. Quello che è emerso oggi è che oltre appunto, come hai riconosciuto tu, mancanza di cattiveria davanti, per oggi c'è stata anche una certa sfortuna, avete colpito diversi legni, è che non si sentono i cambi che fate, la squadra non ne risente, esce un giocatore, entra un altro e la differenza non si vede. È questa la vostra forza? Sì, la nostra forza è quella, siamo in tanti, oggi ne mancavano parecchi, squalifiche, e infatti abbiamo ripescato un giovane giocatore del 66 che ha anche segnato un gran gol, cosa ma non mi sarei mai aspettato. Siamo in tanti, riusciamo bene o male, siamo anche un bel gruppo perché siamo tutti amici, così secondo me la squadra dobbiamo tirarla su dal gruppo. Ormai 3 anni che giochiamo insieme, alcuni sono un po' più di anni che giocano assieme, i più vecchi cerchiamo di tirare il gruppo e riuscire a lottare fino alla fine. Per quanto riguarda invece l'andamento del campionato, voi siete in questo momento bloccati in una zona di mezzo, siete lontani dalle posizioni che contano, siete abbastanza al sicuro dalle zone calde. Ti chiedo prima di tutto se all'inizio dell'anno vi aspettavate un campionato di questo tipo e poi ti chiedo se per le partite che avete giocato è una posizione che meritate oppure secondo te meritavate di star più in alto? Campionato che mi aspettavo ormai tanti anni che faccio la A, dipende sempre la squadra che arrivano su dalla Serie B, la squadra che scendono dall'eccellenza. Quest'anno lo vedo, l'anno scorso avevamo una squadra che ha iniziato a vincere e si è staccata da tutte le altre. Quest'anno noi ce la siamo giocata con tutti, bene o male. Non abbiamo subito goleade, abbiamo vinto, fatto anche delle partite con le squadre di testa. Allora, aspettarsi. Allora, io la classifica la guardiamo dopo febbraio e vediamo come siamo messi. Vediamo come siamo messi e vediamo cosa puntare. Secondo me la testa per vincere non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo per andare in testa alla classifica, non ce l'abbiamo, ci manca qualcosa. Ma non tecnicamente, ci manca proprio di testa. Qua andiamo a giocare 7 partite che con la testa sbagliamo alcuni gol allucinanti, come hai detto te, come ti ho detto prima. Però io cosa posso dire? Siamo lì, vediamo cosa succede dopo febbraio. Va bene, ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie.